Buonasera e bentrovati a Meteo Weekend, buonasera a Laura Palmisano che è Presidente dell'Unione Meteorologica del Friuli Venezia Giulia inizia eh, assieme a me eh, questa trasmissione perché questa sera la puntata sarà dedicata mh, interamente ad un convegno organizzato proprio dall'Unione Meteorologica del Friuli Venezia Giulia di cui mi onoro di far parte insieme a Laura, ehm, che si terrà la prossima settimana sabato 24 novembre hai visto dalle immagini Laura, eh, immagini anche abbastanza scioccanti che nei giorni scorsi hanno, sono circolate parecchio, qui le abbiamo girate io e Ivo Pecile eh, tra la Valpesarina e Sappada e proprio Sappada no, sarà il luogo eh, che ci accoglierà eh, per questo convegno. L'avevamo pensato un po' diversamente. No? L'avevamo pensato prima che avvenesse gli eventi del, di fine ottobre. Eh, sì, l'abbiamo pensato un po' di diversamente, in corso d'opera abbiamo un po' aggiustato gli interventi. Esatto, dopo parleremo diffusamente di, di quello che sarà un po' il programma, che ovviamente è inerente, un po' prendendo, prenderà spunto proprio da questo evento meteorologico, ma per parlare di clima e quindi di come cambia il clima. E pochi giorni fa ero qui a Electroshock, la trasmissione condotta eh, da Alessandro Salvatore e Daniele Micheluzzi e parlavamo ancora di cambiamento climatico. Con, da altri punti di vista, con eh, faunisti, botanici, perché ci sono tanti segnali anche in quel senso. In questo caso avremo comunque diversi ospiti, è vero? Non serve nominarli tutti, ma gli argomenti sono, sono, sono tanti. Gli argomenti sono vari, alcuni degli ospiti sono con noi questa sì. sera. E sì, abbiamo diversi interventi che occuperanno tutta la mattina. Ecco. Diciamolo subito perché poi durante la trasmissione lo ripeteremo, ma ci si perde. Quando ci troveremo? Intanto vediamo immagini di questa famosa ondata di maltempo. Allora, noi saremo lì dalle 9 che ci saranno le prime iscrizioni, dopo, verso le 9 e tre quarti, ci saranno i primi interventi con i saluti e poi si comincerà con eh, gli interventi, quelli veri e propri, dei, dei relatori. Esperti della Regione ma anche da fuori Regione. Anche da fuori Regione, sì. Beh, insomma, eh, era nostra intenzione, vero Laura, dare così il benvenuto a Sappada nella, nella nostra regione. E certo, gli eventi che ci sono stati sono stati eventi pesanti sicuramente, però insomma, sarà un'occasione forse anche mh, buona per affrontare il tema del riscaldamento climatico, del cambiamento climatico in senso ampio e per farlo eh, a bocce ferme, ma dopo un evento importante. Ecco, adesso. Dobbiamo passare all'anteprima meteo. Laura si va a accomodare. Io vi presento però anche gli ospiti che abbiamo questa sera insieme a Laura Palmisano. C'è Renato Roberto Colucci, vicepresidente dell'Unione Meteorologica del Friuli Venezia Giulia, fa anche parte dell'Istituto di Scienze Marine, il CNR di Trieste. Buonasera, caro Roberto, e poi Filippo Giorgi, l'avete già visto diverse volte Buonasera. qui a Meteo Weekend, responsabile della sezione Fisica della Terra. Del centro di fisica teorica eh, di Miramare. Benissimo, eh, è il momento di dire due parole sul tempo. Sapete che si avvicina a una fase fredda, già si sente l'aria più fredda, oggi temperature più basse. Possiamo vedere proprio la, eh, la cartina che ci mostra come eh, da noi il cielo fosse sereno. A parte il settore Tarvisiano dove abbiamo avuto delle nubi basse, nubi basse anche più a ovest, ma insomma una fase. Relativamente tranquilla. Le temperature, vedete come sono scese nella notte fino a 2 gradi in pianura e um, qualcosa di più naturalmente eh, sulla costa, e quel qualcosa di più non è tanto poco. Anzi, parleremo del fatto che il mare è ancora abbastanza caldo e probabilmente incide in questo senso. Eh, andiamo a vedere eh, il, il radiosondaggio con l'area che. Diventa più secca sopra i 2300 metri, un po' più umida a fascia intermedia. Comunque eh, ritroviamo lo zero termico a 1400 metri, quindi già più basso eh, dei giorni scorsi. L'aria fredda comincia a fluire, a fluirà ancora di più nel corso del weekend. Vi faccio vedere, però, da dove partiamo col nostro ragionamento. Questa è l'anomalia del mese termica, del mese di novembre fino, a, fino ad ora naturalmente e guardate quante zone ancora rosse e gialle, arancioni che mostrano un'anomalia positiva, quindi temperature superiori alle medie noi ci troviamo proprio in una di quelle zone rosse quindi dove l'anomalia è più alta quindi anche tra poco che parleremo del cambiamento climatico dal livello globale a quello un po' più locale e naturalmente dobbiamo tener conto che per quanto riguarda anche il, i prossimi giorni arriva il freddo, sì arriva un po' di freddo, ma guardate da dove partiamo. Benissimo, io direi proprio di passare allora ai nostri ospiti, inizierei a parlare con Filippo Giorgi proprio per affrontare un pochino eh, questo passaggio dal livello globale a quello locale. Quest'anno l'Europa in generale, il nostro continente, ha misurato un'anomalia termica importante no? nel, nel, negli ultimi mesi, per cui anche noi qua in Italia, soprattutto nella nostra zona, ci siamo resi conto che saranno circa sette mesi che siamo al di sopra della media e lì parliamo poco di, di riscaldamento climatico e forse piace anche quel clima. Però in realtà, insomma, da quel più uno, più uno e mezzo di cui si parlerà, magari si tenterà di restare nei prossimi decenni, eh, ad arrivare poi a quei fenomeni lì c'è qualche ponte di collegamento. Certo, il problema principale non, non è quel grado, quel grado e mezzo di, di riscaldamento di cui si parla anche nell'accordo di Parigi, eccetera. Il problema fondamentale sui cambiamenti climatici è proprio come questo riscaldamento influenza poi eh, la frequenza e l'intensità di eventi, di quelli che noi chiamiamo eventi meteorologici estremi. Un po' come quelli che abbiamo visto eh, nei giorni scorsi, non è che si possa attribuire no, quell'evento specifico ai cambiamenti climatici, questo sia chiaro, però eh, nell'ambito di questo trend di riscaldamento globale effettivamente ci aspettiamo che l'intensità di questi eventi meteorologici in un'atmosfera più calda, quindi più energetica, e anche se è più calda contiene più vapor d'acqua le temperature del Mediterraneo più calde, quindi ci aspettiamo effettivamente eventi più distruttivi e anche frequenza di questi eventi maggiore. Ecco, noi in generale quando parliamo dell'effetto serra e quindi dei gas serra, quelli che stiamo immettendo anche noi con i combustibili fossili, noi immaginiamo, pensiamo all'anidride carbonica, poi però naturalmente se la temperatura aumenta aumenta anche l'evaporazione, no? quindi poi entra in gioco più vapore acqueo, cioè Rischia di essere un, un ciclo che si va a, a, ad auto ad ad alimentarsi, forza. esatto. E infatti non, non molti si rendono conto che la causa, la causa maggiore del riscaldamento globale è l'anidride carbonica come gas serra o il metano, ma l'anidride carbonica e il metano sono un po' l'innesco di tutta una serie di processi che noi chiamiamo di retroazione o in inglese è una parola più bella che si sì, è di feedback. Positivo per cui appunto un'atmosfera più calda contiene più vapor d'acqua, il vapor d'acqua è esso stesso un gas serra, eh, quindi co contribuisce al riscaldamento, aumenta la temperatura, aumenta il vapor d'acqua, aumenta il riscaldamento e innesca questo processo eh, a catena. Un altro processo è quello dello scioglimento dei ghiacci, magari Roberto qui. Ne potrà parlare meglio di me: il riscaldamento si scioglie i ghiacci, i ghiacci riflettono la luce solare. Meno ghiaccio, meno neve, significa più assorbimento in superficie del sole, riscaldamento, scioglimento dei ghiacci, e così via. Sono quindi questi fenomeni di cosiddetta retroazione, di feedback positivo, che amplificano di molto quello che è l'effetto sì, serra cioè, diretto. Ecco, e noi diciamo spesso. Eh, che c'è appunto una visione ormai eh, omogenea da parte del mondo scientifico verso questo, questa, 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 questo riscaldamento dall'area pro-industriale a oggi. Eppure c'è qualcuno ancora che è, è scettico, dice ma qualcuno anche del mondo della scienza purtroppo, poi magari dopo nella parte dell'informazione ne parleremo, però quello che, che, che interessa non è tanto appunto entrare in questa, in questa polemica, ma è, è e chiarire che in realtà però mi pare oltre il 99% no, de, de, degli scienziati ormai è d'accordo. Ma eh, guarda, allora sul fatto che siamo in un trend di riscaldamento io penso non ci sia nessuno scienziato che lavori in questo campo, che pubblichi articoli scientifici sul tema clima, sul tema cambiamento climatico, che possa contestare questa affermazione. Ma non è che non lo penso io, non ci sono, no, non è. ormai è un che ci stiamo riscaldando, che il clima si stia riscaldando è un fatto consolidato e accettato unanimemente direi dalla comunità scientifica che studia il clima in prima persona. Poi l'attribuzione, quale frazione di questo riscaldamento si è da attribuire a serra piuttosto che a eventi naturali, piuttosto che a eventi astronomici. Lì c'è un minimo di discussione, nessuno discute che sia l'aumento dei gas serra a contribuire per la maggior parte a questo riscaldamento, se sia 50, 60, sì, 70% dire, sì, lì sì, si può, si discutere, può a discutere, ma che ormai... Ci il clima si stia riscaldando e sia per la maggior parte dovuto all'aumento dei gas seri di origine antropica è un fatto ecco. del tutto consolidato. Benissimo, tra l'altro noi i più 1,5 quest'anno li abbiamo anche già fatti qua nella nostra regione, però ci fermiamo per la pubblicità e iniziamo con le previsioni del tempo per parlare un po' anche di, di freddo, ecco che dovrebbe arrivare qualcosa. Mm. Eccoci qua, allora ricordando, Sappada, Sappada, prendete nota, sabato 24 novembre, convegno dell'Unione Meteorologica del Friuli Venezia Giulia, si parlerà di clima, di meteorologia, partendo dalla tempesta che è stata definita... E noi ci abbiamo messo il punto di domanda, tempesta del secolo, che in effetti ha fatto grandi danni in giro per l'Italia. Andiamo a vedere però cosa ci aspetta invece dal punto di vista meteorologico nei prossimi giorni. Dunque, arriva un po' più eh, di freddo, eh, cosa del tutto eh, normale, anzi, qualcuno potrebbe dire finalmente. E qui abbiamo l'alta pressione che è, è al suolo ha i suoi massimi sulla Russia, trasferisce dell'aria fredda che arriva dalla Russia, ma insomma anche dai Balcani facendo il giro eh, così da, dal Mar Nero andando poi verso il nord Italia arriva dell'aria fredda secca però da noi per cui il tempo rimane bello almeno fino a domenica e, eh, rimane bello ma con temperature che tenderanno ancora a scendere un pochino vediamo allora la situazione prevista per uh, domani al, uh, avremo, un cielo, uh, qua, avremo un cielo sereno o al più poco nuvoloso da segnalare però che ci sarà la Persistenza di nubi basse sul Tarvisiano, continueranno a manifestarsi, tendono a calare un po' durante il giorno e, eh, e poi però mh, si, si riformano e comunque si abbassano. Il resto della regione con il sole, venti eh, da nord-est, eh, tra deboli e moderati sulla pianura, ma sostenuti i Bora sul Golfo di Trieste. Come vedete le temperature eh, sono comunque in lieve ulteriore calo, vediamo la domenica che dovrebbe essere ancora più fredda. E anche se non ci sono cambiamenti di sorta dal punto di vista eh, meteorologico, forse un certo incremento della bora ancora sul golfo di Trieste, solite nubi basse, soprattutto temperature che potranno avvicinarsi allo zero, forse anche scendere lievemente sotto e anche le massime se ne staranno tra gli 11-12 e gradi, quindi una giornata abbastanza fredda. Andiamo pure avanti, sguardo sull'Italia, ecco la cosa che interessa di questa cartina, certo delle piogge sull'area ionica, qualcosa sulla Sardegna, ma... Vedete qua sul Piemonte, eh, sulle zone più occidentali, quindi a ridosso delle Alpi, la possibilità di nevicate a quote piuttosto basse con l'effetto stau, eh, con i venti orientali. Quindi prime nevicate in non in pianura ancora, ma in prossimità delle zone collinari. Andiamo pure uh, avanti, invece domenica tempo buono al nord, si manifesta qualche addensamento sul lato uh, adriatico con qualche precipitazione e invece piogge piuttosto intense in zona Grecia per un minimo depressionario bello profondo. I venti da est andiamo pure avanti perché eh, ci interessano i venti anche per quanto riguarda il, 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 ma, il nostro mare. Abbiamo parlato di Bora che sarà una caratteristica dei prossimi giorni. Eccola qua, vedete tutti da nord-est i venti con naturalmente dei de rinforzi sul Golfo di Trieste, sul Quarnero, verso il sud dell'Istria. Quindi mare mosso, andiamo a vedere la giornata successiva. E cambia poco, eh, sempre con queste condizioni questi venti, eh, abbastanza freddi insomma. Passiamo pure invece agli scenari di lungo termine che sono interessanti perché in teoria martedì potrebbe arrivare una bassa pressione sul centro Italia, potrebbe richiamare dell'area un po' più umida, ma sembra che la nostra regione sia abbastanza fuori dai giochi di quel, di quel peggioramento, questo per ora, eh. guardate le previsioni che facciamo venerdì, non è che lunedì sono le stesse, dobbiamo naturalmente aggiornarci. Qui siamo a mercoledì con i minimi che vanno a scivolare già verso l'Atlantico, quindi la pressione tende ad aumentare, andiamo a vedere gli scenari, gli spaghetti, gli scenari di lungo termine con tutti i cluster colorati qua che ci mostrano il calo della temperatura al di sotto delle medie, e al di sotto delle medie sono quella, è la linea rossa, però gli scenari si aprono abbastanza presto andando avanti, per cui attenzione, precisione ancora incerta, l'unica cosa abbastanza abbastanza certa e che farà più freddo. Andiamo pure allora a riassumere quello che ci aspetta per la prossima settimana. Lunedì il cielo tenderà a divenire nuvoloso, anche molto nuvoloso a tratti coperto, zero termico basso, 900 metri, non sono attese precipitazioni ma 1-9 gradi, insomma giornata abbastanza livida. Martedì, ecco dovrebbe essere in teoria la fase di peggioramento su molte regioni d'Italia, da noi solo qualche debole nevicata in montagna a quote basse naturalmente e sulla pianura praticamente nulla ma sull'area del Carso potrebbe starci qualche debole pioggia o nevicata anche lì a quote abbastanza basse. Vedete le temperature come si sono eh, a una cifra, sia le minime che le massime. Mercoledì comincia lentamente a migliorare, eh, però il clima rimane abbastanza freddo. Vediamo allora l'ultimo quadro per, per finire. E praticamente torniamo al bel tempo, sempre che questi scenari vengano così confermati. Con delle velature, dei parziali addensamenti medio-alti, qualche addensamento più basso si farà strada verso probabilmente la fine settimana, ma quello che conta avremo un clima abbastanza stabile. Sembra: temperature tra 0 e 12 gradi, poi tendono a aumentare un po' domenica, ma insomma, questo sembra essere il quadro della situazione. Come vi ho detto prima, seguiteci anche. Eh, con gli aggiornamenti, quindi da lunedì a partire da ore 7. Con il meteo è tutto, torniamo a parlare di clima con Renato Roberto Colucci, buonasera caro, buonasera. Eh, noi dobbiamo adesso affrontare, tu sei l'esperto glaciologo, per cui dobbiamo parlare un po' eh, dei ghiacciai che fondono, quelli marini, quelli delle calotte, quelli de, de continentali, delle, dei rilievi, delle Alpi e delle varie catene montuose in giro per il mondo. Ma anche di un'altra cosa, prima abbiamo passato, parlato dei gas serra, si è accennato anche al metano, anche il permafrost in alcune zone del pianeta è andato un po' in crisi, ci sono state, no, credo, in, in Russia, da qualche parte in Siberia, anche fu fuoriuscite con delle, dei, dei buchi che si sono formati. Poi abbiamo le nostre Dolomiti che a volte franano a pezzi perché va a cedere un po' eh, questa, questa struttura un po' più fredda, quella che legava in qualche modo. Cosa sta succedendo dal tuo osservatorio? Allora. Eh, partiamo da, da, dal permafrost, che forse è la cosa un po' più interessante, meno nota e di cui si parla di meno, soprattutto qui da noi eh, in Friuli Venezia Giulia. Mm, intanto, che cos'è il permafrost? Il permafrost è uno stato termico di un materiale, in questo caso della roccia o del terreno, che per essere definito permafrost deve essere con temperatura al di sotto dello zero, degli 0 gradi. Per almeno due anni consecutivi, poi si dice in maniera permanente, appunto permafrost. Mm. Permagelo sarebbe sì, la traduzione sì. italiana che però a me non piace per niente, no. è, proprio, è proprio brutta. Eh, quindi il permafrost è definito solamente sulla base della temperatura. Chiaramente se vado sopra allo zero, eh, il ghiaccio che sta all'interno o oh, quella mistura, se sono nel terreno, quella mistura di sì. ghiaccio detrito, terreno, suolo, eh, comincia a scongelare. Scongelando, se siamo eh, ad esempio nelle eh, zone di permafrost di latitudine, quindi in Siberia, in Alaska, eccetera, eh, in quel caso eh, all'interno del suolo, di quel suolo, c'è molta materia organica che a suo tempo eh, si è decomposta e decomponendosi ha intrappolato del gas metano. È chiaro che se io scongelo questa porzione di... di, di questa mistura di, di ghiaccio, eh, suolo e gas, appunto il metano, libero il metano che è un potente gas sera. che fa l'altro, non combusto, quindi no, appunto, esatto, appunto, appunto esatto. per questo. Eh, la cosa che forse non, non tutti sanno è che eh, la Terra, i continenti, eh, sono interessati dal permafrost per eh, circa il 20%, quindi il 20% dei continenti eh, terrestri è interessato dal permafrost, quindi è, è una grossa... È una grossa porzione eh sì. di, eh, di territorio. È chiaro che se eh, il permafrost inizia a scongelare a larga scala eh, ci può essere un'emissione eh, repentina eh, di grandi eh, porzioni di metano che andrebbero ad innescare, quello di cui parlava prima Filippo, degli effetti ulteriori di feedback positivo, perché chiaramente eh, libero ulteriori quantità di metano che poi reagiscono in atmosfera, e mi portano altre CO2, altro riscaldamento, sì. eccetera, eccetera. Quello che succede sulle nostre montagne è un qualcosa di un po' diverso, è chiaramente un permafrost molto più contenuto, limitato, che interessa le porzioni rocciose delle montagne. Le, le, la roccia delle nostre montagne è, spresso, è spesso fratturata, all'interno di queste fratture si insinua, sì, insinua sì. l'acqua che se trova eh, eh, condizioni sotto lo zero, congela. Congelando l'acqua si espande del 9%, quindi allarga queste fratture. Ma fin tanto che la porzione di roccia sotto zero rimane congelata, queste fratture rimangono lì, bloccate e trattenute dal, dal ghiaccio. Adesso, col fatto che le estati diventano sempre più lunghe e sempre più calde, queste porzioni eh, superficiali di roccia cominciano a scongelare e quindi c'è il rischio, e lo si sta vedendo sempre con maggiore frequenza, che anche grandi porzioni di. Pareti montuose crollino tutto ad un tratto eh, con grande stupore di chi le ha viste così per decenni o per secoli immobili, eh, e quindi questo porta con sé la sparizione di sentieri, una volta percolabili e sicuri, pareti rocciose arrampicabili senza problemi e addirittura sta minando eh, strutture come i rifugi di alta quota che erano. E sono costruite nel permafrost, ma chiaramente se questo permafrost congela, mette a rischio e, la e, e, questo, e questo è proprio uno di quei segnali no, che, dove, che, che, che ci fa capire al di là degli 0,2, 0,5, 0,8. Eh, che messi insieme ad altri segnali della natura ci fa capire che in realtà non è discutibile la davvero. Esatto, dal... bisogna anche un po' smetterla perché è chiaro che posso dire: vabbè, il tuo, il tuo termometro non funziona, eh, sì. il mio funziona, il tuo non funziona. Ma se un ghiacciaio, eh, se i ghiacciai delle Alpi si sono ridotti del 30% in 30 anni, dagli anni 70 a oggi un po' di più, eh, eh, e se le pareti rocciose crollano perché il ghiaccio scongela, c'è poco da stare lì a misura la temperatura. Eh, eh, sì. Una volta era ghiacciato, adesso non è più ghiacciato. Ecco, poi. Ecco qui, vediamo la Groenlandia, altra zona delicata: no? la Groenlandia è la calotta del nord, quella lì è di acqua sì, dolce. Sì, la, la Groenlandia è una zona delicata anche perché, per quanto riguarda poi la parte soprattutto settentrionale dell'Oceano Atlantico, è una zona molto importante dal punto di vista della circolazione sì, termolina eh, esatto. globale eh, che vive di delicati equilibri di densità e salinità delle acque. È chiaro che. Nell'ipotesi di un uh, aumento uh, repentino e massiccio di fusione di ghiaccio groenlandese, eh, e quindi immissione di acque dolci in quella delicata porzione di, eh, di oceano, eh, poi le conseguenze potrebbero essere di vario genere. Anche perché al nord, eh, al Polo Nord, quelli marini si stanno già eh, restringendo parecchio. Sì. sì, lì soprattutto il, il ghiaccio marino eh, artico è quello che probabilmente ha subito il esatto. maggior contraccolpo. Uh, con il cambiamento climatico, anche perché l'Artico è la zona che ha subito, uh, è proprio un hotspot globale, sì, dove la temperatura è già aumentata di 4, 5, 6 gradi uh, Celsius negli ultimi 30-40 anni, uh, su base media certo. uh, annua. Uh, e il ghiaccio marino per conseguenza si è, si è ridotto e proprio tantissimo. di queste dimensioni, adesso andiamo in pubblicità, ma proprio di queste dimensioni poi con Filippo Giorgi riparleremo, perché 5-6 gradi sembrano pochi, ma a livello medio sono tanta tanta roba ci fermiamo a tra poco eccoci qua allora cominciamo a parlare di un po' di informazione su meteorologia e clima eh, e sul convegno naturalmente di sapada anzi ho fatto accomodare laura palmisano e quindi adesso che è lì tranquilla può darci qualche informazione in più sul convegno allora abbiamo già accennato che si terrà sabato 24 novembre. Laura, dacci tutti i dettagli. A Cima Sapada, alla sala conferenze del Museo Etnografico. Bello, bello. E alle 9 saremo lì circa fino all'una e mezza di mattina con diversi interventi. E ci saranno diversi relatori. La prima intervento riguarderà una tavola rotonda, eh, con, ehm, in cui si parlerà appunto degli eventi di eh, fine ottobre che hanno interessato purtroppo Sapada, ma anche altre È zone del Friuli, Venezia, Scusa Giulia, se Del Nord. Ti rompo solo un attimo, perché dire nel frattempo stiamo vedendo il mitico calendario annuale che, che poi sarà naturalmente in distribuzione. Scusa, vai pure vai, avanti. E, e insomma, si parlerà, insomma si discuterà di cosa è successo. E probabili cause. Ci si farà delle domande. E a seguire poi ci saranno altri interventi. Avremo Carlo Barbante che parlerà del suo campo, l'Ice Memory: quindi un progetto di raccolta e catalogazione dei ghiacci non polari per avere una, una sorta di banca dati anche per il futuro, facendo dei carotaggi di questi ghiacci. E, mh, poi avremo anche appunto il ruolo delle associazioni, con Dino Zairdi e l'AISAM, che parlerà appunto dell'importanza delle associazioni per la divulgazione del, della meteorologia, del, di tutte le informazioni, sì. possibilmente corretta, <ride> ma anche l'importanza appunto, stessa cosa che faccia, facciamo noi come Unione Meteorologica, per avvicinare eh, la realtà scientifica al eh, pubblico sì, sì, certo. generico. Sì, anche perché il pubblico ha molta attenzione eh, su Ha molta attenzione tempo, ed è però, interessato, però tanto... magari li, li vede un po' lontani, invece sì. si, si, si creano appunto convegni, conferenze. Certamente. Abbi vabbè, abbiamo <ride> anche naturalmente la regione, abbiamo l'Osmer lo Abbiamo dell'OSMAP, Stefano Micheletti che parlerà dell'agenzia. Ecco, esatto. E, e ovviamente Filippo Giorgi. Beh, Filippo Giorgi, che tra l'altro parlerà <ride> del suo libro, no? anzi, Filippo, siamo, visto, che, visto che ti ha dato il là, parlerà del tuo libro. Si parlerà del tuo libro L'uomo e la farfalla. Non ti vogliamo fare pubblicità, non spaventarti, no? ma, <ride> ma eh, nel senso che è importante perché lì si pongono sei domande, quelle che forse tanti dovremmo fa in tanti dovremmo farci, e magari non solo quando c'è la tragedia. Tipo quello che è accaduto da noi, ma avete visto anche in Italia quanti disastri, ma anche quando c'è questo clima placido come quello che abbiamo avuto in ottobre, settimane e settimane di alta pressione con 3 gradi sopra la media. Ecco, queste domande vanno, vanno, vanno poste anche in quei momenti. Vanno poste soprattutto in quei momenti, perché purtroppo in Italia, magari anche in tutto il mondo, sarà un, una cosa tipica del, del, dell'uomo: e di. Delle domande quando c'è l'emergenza. Qui in Italia siamo bravissimi a gestire le emergenze dopo che il disastro è successo, lo vediamo con i terremoti, lo vediamo con i disastri naturali, alluvioni e così via. Ma la prevenzione, cioè il capire che cosa produce questi, questi eventi e come questi eventi possano modificarsi in un, in un futuro, questo non si fa. Eh, io appunto ho scritto questo libro nel, con l'intento proprio di dare una informazione più possibile, no, più possibile oggettiva basata su fonti eh, scientifiche. Sembra strano che io debba dirlo. Eh, no, 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 eh. Ma in queste, quando si parla di clima a volte... A me dà molto fastidio quando mi chiedono, tu credi nei cambiamenti climatici? Come se fosse una questione di, di, di principio, fede, di fede, okay. È una questione di scienza. scienza, non è che uno crede che ci sia la gravità o che la Terra sia rotonda. La Terra è non sferica, è quella, sulla Terra rotonda <ride> anche qualche... se qualcuno lo mette in dubbio, vi assicuro che la Terra è sferica, ci sono dei dati scientifici che lo provano e lo stesso è con i cambiamenti climatici, quindi... La prima cosa, come appunto dicevi tu, è l'informazione. un'informazione Sì, perché il problema oggettiva. non è solo con la meteorologia, ma anche con la climatologia, ci sono delle strane teorie. Assolutamente, assolutamente, ci sono tante teorie strane che si vedono in giro, adesso qui non sto a menzionarle, quindi eh, per prendere delle decisioni. Diciamo pensate bene su cosa fare, bisogna prima di tutto capire il problema. E io con questo libro cercato ho cercato di io. spiegarlo nel modo più chiaro e più comprensivo possibile. Ecco, e a proposito di, 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 delle domande, eh, a un certo punto tu parli anche delle dimensioni di questo riscaldamento in termini di, eh, di gradi, insomma, no? di, di, di decimi di gradi o gradi. La cosa interessante è che ci sono persone anche del mondo scientifico, senza fare nomi, ma anche dei chimici. Di, di università italiane che sostengono, vabbè, ma 0,81, che vuoi che sia. Però tu giustamente nel libro fai cenno al fatto che, guardate, 5-6 gradi è, è, di, 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 rispetto alla media sono un dato importante che ci può riportare anche a valori vicini a quelli delle glaciazioni in meno, naturalmente. Sì, ma guarda, anche un grado. Allora, nel libro, io faccio vedere. <coughs> figura in cui c'è una ricostruzione delle temperature nel periodo dell'Olocene, quindi negli certo. ultimi 11.000 anni, eh, che poi è il periodo in cui si è sviluppata quella che noi chiamiamo società eh, evoluta, umana, si è sviluppata perché le temperature sono state molto stabili durante questi 11.000 anni e negli ultimi 100 anni eh, abbiamo dato una perturbazione che non si è mai vista prima in, in questo periodo del, dell'Olocene finora quel grado che magari qualcuno pensa non sia tanto, visto nel contesto del, degli ultimi 10.000 anni, è un evento mai visto prima. Certo. È, veloce, è molto veloce, molto veloce, mai visto prima proprio perché è così veloce. <coughs> Aggiungere a questo grado altri 4-5 gradi eh, per, per capirci che cosa sì. vuol dire l'ultima era glaciale, come conferma qui sì. il nostro amico Renato. Che successa 18.000 il picco glaciale 18.000 anni fa, le temperature erano 5-6 gradi più fredde, più basse di media. In, in media globale. Noi in Anche 100, anni, dieci, ma, non no, ma in 100 anni diamo una perturbazione al sistema climatico che ha la stessa entità di quello che la natura fa in 20.000 anni, eh, certo. o 10.000 anni, quel che sia, e ti rendi conto che? Se si realizzasse il cosiddetto scenario business as usual, cioè non facciamo niente e continuiamo a usare combustibili fossili e così via, la Terra sperimenterebbe qualcosa che non ha mai visto in passato. E come possa reagire no, no, il sistema è, climatico che... in termini di circolazione oceanica, eventi estremi, ghiacci? Tutto, e... tutto cambierebbe, biodiversità, fra tutti reagirebbero. per non... dirne una, nel, nel Friuli il clima potrebbe diventare molto più simile al Nord Africa, al sud della Sicilia, piuttosto che al eh, certo. clima che abbiamo adesso. E quindi, ecco, questa è una data importante. Eh, Colucci, quando... Eh, il, L'astronauta Neil Armstrong ha, provato, ha fatto il test dell'X-15, il famoso aereo missile. A un certo punto, per la prima volta, è uscito fuori da, dall'atmosfera. Quando è rientrato, dice: Quando guardiamo da sotto l'atmosfera sembra una cosa infinita, però poi in realtà sono pochissimi. È una è una pellicola quasi invisibile, no? quindi è delicata, cioè noi siamo 8 miliardi, ormai non è, non dobbiamo anche fare il conto con, 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 con la demografia, sì, in, in proiezione per il 2030, forse anche peggio. E eh, basta, basta che ognuno che ci segue da casa pensi ad una località a 10 km da casa sua eh, provi a riportare idealmente questa distanza tra casa sua e questa loca località 10 km in linea verticale, ecco, questo è tutto quello che abbiamo, cioè tutti i fenomeni meteorologici ed sì. il clima eh, funzionano all'interno di questa sottile pellicola. E quindi quando qualcuno mi domanda a me o a Filippo o a chi che sia che si occupa di clima, ma com'è possibile che, che con le nostre attività possiamo influenzare l'atmosfera? È solo una pellicola sottile di 10 km, quando viaggiate in aereo guardate giù, vedete le casette, quelle casette stanno emettendo eh, eh, un po' di CO2 o le fabbriche o le automobili e in aereo vogliamo a 12.000, 11.000, 9.000, 10.000 metri eppure riusciamo a vedere le macchine che tutto tranquillamente. Quindi ecco, in realtà è un sistema molto delicato. E, e noi lo abbiamo impattato in maniera molto importante sì, tra l'altro ha troppo... dei tempi di adattamento che non sono quelli che stiamo imponendo noi con una velocità stratosferica no? sì, tra, tra l'altro io vorrei anche far capire che non stiamo parlando di tante generazioni nel futuro eh no, no. perché questi fenomeni di scioglimento dei ghiacci, innalzamento del livello del mare, eventi estremi si parla di una, o due generazioni, sono cose che i nostri figli, i nostri nipoti vedranno. Sì, Quindi ci riguardano, qualcosa, ci riguardano eh? in prima persona, non dobbiamo pensare che sia una cosa in un futuro noi, eh, lontano. Noi in ottobre, è una cosa che sta succedendo? In ottobre solo in Mediterraneo abbiamo visto tre cicloni semitropicali formarsi nell'arco di poco tempo. Che è non pazzesco, è... Eh? eh? Appunto, Non, non è un dato da nulla. Molto anomalo, caso. molto anomalo. Abbiamo visto prima anche da noi che la minima in pianura è stata a due, ma sulla costa era 11. I modelli sì, davano sì. un valore più basso, ma evidentemente il mare comunque eh, sta è, mettita, ancora caldo, è ancora eh, molto caldo. Per cui i contrasti poi con le masse d'aria. Ah, no, luci, siccome noi con l'informazione su queste cose siamo sempre abbastanza attenti, eh, quanto è importante un convegno come quello di Sappada proprio anche per cercare, cercare di. di, di eh, di riportare a un livello ragionevole quelle che sono le discussioni su questi temi perché veramente esplode di tutto in giro, no? da bombe d'acqua questo, quell'altro, viene un po' di freddo e viene definito il grande freddo ho letto oggi su un giornale importante nazionale arriva il grande freddo, cosa si intende per grande ragazzi? Arriva novembre è un po', è un po più freddo del, del solito cosa, cosa fa? Ma allora se, se questi eventi sono seguiti poi eh, da una corretta informazione mediatica eh, successiva alla conferenza e alle conferenze che noi organizziamo, ad esempio, ma che anche altre persone e altri sì, enti sì. organizzano sul territorio nazionale, allora questo ha uno scopo che raggiunge più persone ed è utile. Eh, di solito chi viene alle nostre conferenze. 80, 100, 150, 200 persone nei casi più sono direttanti sono motivate, vanno anche no, vengono per curiosità, vanno via molto soddisfatte dicendo di aver capito delle cose che non avevano capito, eccetera. Poi spesso e volentieri, purtroppo, ehm, eh, il giorno dopo o due giorni dopo... Eh, sui giornali magari escono notizie che sono state travisate o vengono volutamente riportate in maniera non corretta dal giornalista di turno perché non si sa bene perché, per mancanze magari di conoscenze personali oppure perché volutamente si vuole spingere perché si sta in una, una correzione. Alla fine però questo è, è, è più contro, sarebbe meglio non far niente, <ride> perché è più controproducente sì, più di aver fatto altro. la conferenza, perché la conferenza è arrivata 200 persone nel migliore dei casi e poi il giorno dopo l'articolo sul giornale arriva In a migliaia. migliaia, centinaia di migliaia o milioni di persone, ma fa più danno quello eh, eh, certo. piuttosto che. Eh, però io dico sempre: meglio eh, arrivare con il messaggio corretto ad una persona eh, piuttosto che arrivare con un messaggio scorretto a, a 10.000 persone. Certo. Questo è abbastanza ovvio, eh, ma almeno quella persona eh, come dire, eh, potrà. Magari dire ad un'altra persona no, guarda che le cose stanno così, sì, sì, non sì. stanno così. Sì, sì. Quindi un piccolo passo un piccolo volta, sì. abbiamo nominato Armstrong prima, un piccolo passo. No, ecco allora, noi abbiamo finito il nostro tempo. Vi ricordo però solo, ci tengo tra L'Anda e il Lago, sabato 17 novembre al centro visite di Gradina, al lago di Doberdò, eh, c'è un interessante evento alla sala Carsica alle ore 17.30 sabato 17, diciamo che è un appuntamento dedicato a due ambienti molto peculiari della riserva naturale Laghi Dobredo e Pietra Rossa, la Landa e il lago, chi è interessato vada sul sito della riserva naturale Laghi Dobredo e Pietra Rossa. Io mi fermo qua, ringrazio i nostri ospiti, Laura Palmisano, Renato Roberto Colucci e Filippo Giorgi per essere stati con noi, grazie a voi naturalmente per averci seguito, appuntamento a lunedì col meteo, arrivederci.